Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video in collaborazione con Veronica B. Appunto il suo canale si chiama Veronica B e anche una pagina Facebook che si chiama Le Creazioni di Ivy. Nell'info box comunque vi lascerò il link sia alla pagina Facebook che al suo canale YouTube, che ovviamente è al video in collaborazione che abbiamo fatto io e lei. Allora, lei è una creatrice bravissima, fa scrapbooking ed è veramente brava. Io l'ho scoperta da poco seguendo un suo tutorial e sicuramente non la lascerò più perché veramente è bravissima. Niente, allora la collaborazione abbiamo deciso di farla per il tema di San Valentino, visto che comunque manca poco, e abbiamo deciso di fare una card appunto a tema San Valentino. E niente, spostiamoci sulla scrivania così iniziamo a fare questa bellissima card amorosa. Allora, ho preparato il cartoncino. Allora, questo che sarà la base del biglietto, che è lungo 24 cm per 17. Poi ho preparato questo cartoncino bianco che è 11 per 15, che appunto andrà applicato qui. Poi un altro cartoncino largo 9 e lungo 15, che metteremo qui, poi vi spiego perché, e sopra lo copriremo con questo che è largo 10 e alto 16. Mi andrà a decorare questa parte. Poi, vabbè, gli altri materiali che servono ve li faccio vedere man mano, perché comunque sono parecchie cose. Allora, io partirei, innanzitutto, allora, siccome la mia idea è quella di creare una shaker card come copertina, quindi qui fare una copertina, pensavo forma di cuore, dove all'interno metterò delle pagliettine tipo queste a cuoricino. Però come sfondo di quello che andrò a mettere dentro voglio appunto mettere delle timbrate. Quindi prendo la mia Precision Press, i timbri, i clear stamp e iniziamo a timbrare. Allora, prima di passare alle timbrate vado a disegnare il cuore, che sarà appunto la finestra della mia shaker card. Provo con il taglierino di precisione a ritagliare il cuore. Dai, sono soddisfatta, carino. Allora, ho riportato sul foglietto bianco il contorno del cuore, più o meno, per impostare giusto il personaggio che voglio mettere. Allora, vi faccio uno spoilerata perché questi non ve li ho ancora fatti vedere, li ho ricevuti da AliExpress e ho scelto di mettere questo orsetto con il cuore. Lo metterò più o meno qui e la scritta love con un altro cuoricino. Allora, nel frattempo che l'altro timbrino asciuga, ho preso il foglio, quello bianco un po' più grande, e ho preso questo clear stamp con tutte le frasi. Ok, adesso l'ho posizionata sul foglio, inizio a fare la timbrata qui in alto. Inizio la colorazione.
allora ho ripreso la stampata che avevo fatto con le scritte, perché ovviamente le scritte sono cose indecifrabili, quindi non sarà di certo il messaggio del biglietto. Vado poi a ripassare sopra con questo stencil, con questo cuore che mi piaceva un sacco, lo voglio mettere così, no, mettiamolo in obliquo così ci sta tutto perfetto, e vado a fermare il tutto con il nastro carta, fermo leggermente anche il foglio. E ora vado a fare i cuoricini con il Distress. Uso un po' di Abandoned Coral, che è un rosso un po' più chiaro, tipo corallo. E faccio qualche tono più scuro con il Candied Apple. Ok, ora andiamo a staccare lo stencil. E vediamo. Oh, bellissimo! Bello, bello, bello. Allora, passo a fare la shaker. Allora, prendo una di queste cartelline trasparenti e mi taglio un pezzo. Allora, l'ho tagliato più o meno a misura e lo appoggio sopra per andare a mettere il biadesivo. Allora, ho preparato il biadesivo sulla pellicola, ok, e vado ad attaccarla per tre punti. Quindi ho creato la taschina. E ora vado a inserire un po' di paillette. Dali Express, non so se vi ricordate, mi ero fatta arrivare le paillette qua a forma di cuore, quindi metto dentro anche una di questa gigante. E anche questa è forma di bocca. Metto dentro anche una di queste. E poi secondo me ci stanno bene anche i glitter oro, però non troppi perché si attaccano alla pellicola. Metto due o tre stelline oro, giusto per fare un po' contrasto. E poi io direi basta perché non voglio riempirlo troppo. Quindi ora vado ad attaccare anche il pezzo finale. Quindi la mia shaker card è sigillata. Perfetto, ora dobbiamo assemblare il tutto. Quindi prendo il biglietto e aspettate che c'è ancora un po' il segno della matita. Devo andare a inserire, ok, cuore. Ce l'ho fatta. Adesso
qua, quindi dicevo che vado ad attaccare questo cartoncino per coprire il tutto. Incollare questo. Gel oro e vado a decorare un po' il cuore, quindi inizio a fare il contorno facendo una finta cucitura. Ora prendo un brush pen oro metallizzato, e questo è della Curetake, l'avevo preso su Amazon, e vado a fare una scritta. E qua metto San Valentino. Cerco di fare il lettering. Ok, ora passiamo a mettere degli abbellimenti. Quindi ho preso dei die cut, questi cuoricini puffy e questi che avevo preso da Tiger. Quindi io inizierei dalla copertina e avevo pensato di applicare questa freccia, magari il cuore qui e la freccia qui, ok, e vado con la colla. Sempre sulla copertina vado a mettere anche delle mezze perle oro. Allora, passiamo all'interno e vorrei attaccare questo banner qui. Però stavolta lo attacco con il biadesivo spessorato. Voglio fare la chiusura e voglio farla con questo nastro di raso rosso che avevo preso sempre da Tiger. E dietro si può scrivere a penna da, per esempio io posso scrivere Handmade with Love by Franci. Il nastro vado ad incollarlo così si può aprire e chiudere lasciando il nastro attaccato. Niente, spero che il mio bigliettino vi piaccia. A me piace. E shakeriamo. Non shakera molto. E niente, spero che il mio biglietto vi sia piaciuto, a me non dispiace. Mi raccomando, andate a vedere anche il video di Veronica e ovviamente iscrivetevi al suo canale se non siete iscritti, spolliciate tutti e due i video e continuate a seguirci. Al prossimo video, ciao!